Presidente Costa, cosa significa oggi per i Lions, ma per la società in generale, poter essere cittadini attivi? Beh, lo scopo proprio del convegno, quello organizzato dal distretto meridionale dei Lions Club, dove vogliamo fare il punto su una legge regionale, la numero 29 del 2012, laddove si è aperta la possibilità per i soggetti privati, le formazioni sociali, di poter concorrere a quelle che sono dei procedimenti decisionali, a quelle che sono attività di interesse generale. Quindi i Lions portatori di una cittadinanza attiva per far sì, per favorire una maggiore partecipazione degli stessi a tutte quelle che sono le attività della pubblica amministrazione. Si fa riferimento all'aspetto umanitario, quindi presumibilmente da collegare alla solidarietà, quindi al fare bene comune. È proprio così, il senso di responsabilità e la solidarietà è alla base di questo processo, perché è ovvio che laddove ci sono i bisogni, tra l'altro lo slogan dei Lions è proprio dove c'è un bisogno c'è un Lion, quindi la solidarietà è essenziale per l'attività di queste club service come Lions, così come altri che operano sul territorio, proprio perché aumentano le cosiddette nuove povertà, aumenta il degrado, aumentano i bisogni e allora è necessario che ci sia anche una maggiore attenzione da parte della cosiddetta società civile verso quella che è un'attività della pubblica amministrazione che ovviamente deve sempre tendere al bene comune, all'interesse generale. E allora un'azione di partecipazione ma anche di controllo da parte dei cittadini può essere anche di stimolo alle amministrazioni per far meglio il proprio lavoro. Presidente Iannello, i Lions come sempre portatori di valori sani, questa volta espandere il significato di cittadinanza attiva. Cosa significa oggi essere cittadini attivi? Diciamo che oggi è un evento importante perché oltretutto siamo ospiti in questa struttura di grande cultura, di grande studio che è l'università. E i Lions stanno portando avanti da tantissimi anni la problematica della cittadinanza attiva. Io dico che se ne è parlato tanto, si è fatto tanto, ma bisogna continuare ancora a parlarne, bisogna fare tanto perché il cittadino deve capire quelli che sono i suoi diritti, deve capire quelle che sono le problematiche che sono tante e sotto variegati aspetti legati alla cittadinanza attiva. Io per esempio come ordine sto valutando anche la possibilità di portarlo nelle scuole e parlare nelle scuole perché secondo me è importantissimo cominciare dal basso, cioè cominciare dai ragazzi ai quali dobbiamo inculcare quelli che sono veramente gli aspetti più importanti della nostra Costituzione e quelli che sono i diritti e i doveri, perché l'italiano in genere è portato più ai diritti e non ai doveri. Presidente, a Catanzaro per parlare di cittadinanza attiva i Lions ancora una volta tendono a rendere consapevoli tutti i cittadini. Sì, i Lions tendono a rendere consapevoli i cittadini non solo con questo messaggio ma soprattutto perché hanno proposto, hanno stimolato, hanno favorito l'emanazione di questa legge regionale. Credono fortemente in questo impegno civico della cittadinanza che possa portare da una democrazia solo rappresentativa ad una partecipativa. Un impegno che significa anche camminare al fianco delle istituzioni ma anche essere un po' controllori di quello che avviene all'interno. Esattamente così, ci sono due momenti, il momento della sussidiarietà, il momento cioè dell'integrazione, dell'intervento, del rimboccarsi le maniche e aiutare l'amministrazione, ma anche il momento del controllo, il momento della vigilanza, il momento dell'analisi. Sono efficaci oggi questi metodi? Il metodo del futuro, il metodo delle grandi democrazie occidentali è questo, consentire la piena partecipazione del cittadino ai processi decisionali pubblici. È un cammino lento, faticoso, che sembra quasi da visionari, ma che tra qualche anno, tra qualche tempo darà i suoi frutti.